questo ottobre 2021 di autunno inoltrato stanno tornando finalmente gli eventi in presenza, ma il maldito Covid cova pur sempre. Vado al Porte Aperte di Milano smistamento, col ricordo di questa memorabile visita di 8 annetti fa. Non resisto, ecco dunque un telegrafico inserto estrapolato dall'esaustivo videino di quell'ormai lontano giorno. Sulla grande rotonda, la 200-05 delle Nord, costruzione Cuiè di Marcinelle, anno 1883. Condenso in pochi minuti il video di 46 minuti. Lascio le note originali quando non avulse per i tagli. Una rapida carrellata di prestigiose sigle. Vediamola più da vicino, questa imponente Dampflokomotive tedesca, che fece parte di un gruppo costruito durante la Seconda Guerra Mondiale. 4 metri quadrati di griglia. Normalmente questo gioiello riposa dal 2010 nella sua nuova casa italica, la rimessa locomotive di Luino. Un secolo di storia e di atmosfera ferroviaria. 4 sbuffanti locomotive, più 2 laggiù in accudienza. Passerella in piattaforma per la 880 dell'associazione ALE 883. Che sono per Braghette l'infradito, comprendo benissimo l'espressione di Arturo. Più che a dirotto, piove a dirnove, ecco. Irrotabili storici, anzi stoici, visto che assistono impassibili e inzuppati alla passerella delle loco a vapore. Nota dovuta, i rotabili non sono assegnati alle associazioni, ma alle varie DTR. Le associazioni li hanno in affidamento. Giriamola, mettiamo il 22 al coperto, appena il segnale diventa verde ci ricoveriamo. Ah, va sulle due là. Le mette là di fianco la pista, le mette. Thank you.
7,40 e la tedesca 50. Ora sulla rotonda, la 200-05, la più anziana loco italiana, ancora in attività. Raccontano i macchinisti. La prima uscita da quando è rientrata da Castelfranco è stata nel 93. Verso la rimessa 10 che ha il binario passante e prosegue verso l'officina diesel. Incontrastato il fascino antico di una vaporiera sul ponte girevole di una piattaforma. E questa è una grande piattaforma con una cinquantina di binari, diametro del ponte 25,5 metri. Pioggia e freddo almeno aumentano scenograficamente la condensa del vapore. Ponte porta 160 tonnellate e con questo gigante ex DDR sopra siamo a 130. Accennato a questa DR50, costruzione Borsig, Berlino 1941, immatricolata nella DDR e lì rimasta anche dopo la guerra. Nel 1961 caldaia e forno nuovi, più potenti.
in servizio fino al 1987, poi usata come generatrice di vapore fino al 1989. Acquistata da appassionati tedeschi nel 1991, rimessa a punto e vari treni nelle ferrovie museo tedesche. Scaduta la caldaia, è stata riparata dall'Associazione Verbano Express, che ne ha la concessione di utilizzo. E questo è il bis. R50 è una Borsig, l'anno 1941, costruite in tutto ben 3.159 loco dal 39 al 56. Che spettacolo! Ma mi risveglio dai ricordi di grande ferrovia e passo alle riprese di oggi, 31 ottobre 2021. Milano Smistamento, abbiamo visto, è la sede dell'Associazione Rotabili Storici. Facendo io riprese e non foto, mi devo muovere autonomamente. La prima parte della visita è una pura rassegna dei rotabili nei capannoni. Ancora nel 1965 Smistamento era così, con due piattaforme, una per gli elettrici, una per il vapore, che oggi non esiste più. Storica livrea verde magnolia grigio nebbia, di loco di prima serie, con rapporto di trasmissione corto 2168 da 120 all'ora per servizi merci e col magnifico fregio frontale in alluminio, per me il più bello dei tanti FS. Ricordo l'emozione quando nel 1963 riuscì a comprarmi il prezioso per me modellino 646 Rivarossi. Mi aveva conquistato la copertina di un catalogo che continuavo a sfogliare. La Camilla, anno 1960, costruzione Ansaldo, ricostruita dopo un incidente nel 1990, dalle OGR di Verona, con nuove cabine di guida simili a quelle delle E656. Rimasta esemplare unico. Una fuoriserie, insomma. Fine dei servizi nel 2006. E nella livrea grigio chiaro rossa del 1990. Dietro la Camilla, automotore anni 70. Mi dicono il 214-1051. Motore Fiat 8217, 130 cavalli a 1800 giri, trasmissione idraulica Foyt, massa 22 tonnellate. Per sollevare i pesanti rotabili, possente carro ponte gru in questa officina media. Era fino al 2018 la 835047, Breda 1906, loco monumento nell'autodromo di Monza, con due rarissime carrozze a tre assi tipo 100 porte. La vediamo in restauro estetico. Il 209005 è Lambrogino. Il numero però è di fantasia.
anno 1969, ABL Costruzione Badoni, motore OM. Proviene da Tavazzano, Lodi, dove passò tutta la sua vita operativa in una ditta di frigoriferi. Qui dal 2014, revisionato e funzionante in livrea verde FS in luogo della sua arancio originale. Carro soccorso VS riportato alla sua livrea originale. Era arrivato nel giallo-blu dei carri di servizio. Finalmente al riparo e in attesa del restauro estetico e, mi dicono, funzionale, le due al tempo leggere e veloci vetturine, storiche è l'aggettivo adatto, della ex ferrovia Suzzara Ferrara, cedute nel 2015 da Regione Emilia-Romagna a Fondazione. Fiat del 1937 con due motori 335C da 75 cavalli e con l'innovazione del comando multiplo, ex FS in origine, in servizio sulla Suzzara Ferrara fino al 1987. Piccola nota, la calandra richiama, non a caso, quella della Fiat 500 Topolino. Il caro vecchio F in legno a foderine verticali. MA uguale monta alta uguale tetto sostituito. Le due varesine, già terza rotaia, poi ricostruite per alimentazione a linea aerea. Ultime due superstiti dell'intero gruppo di 33 unità. Erano accantonate in un'impresa privata. Nel 1998 le FS decisero di restaurarle funzionanti, attive dal 2002 ed in livrea anni 1955-60, nel parco fondazione dal 2012. Il gruppo E623, costruzione officine di Foligno e Gallarate, quattro motori da 195 kW, 110 all'ora, anni 1932-33. Questa 623 di sola seconda classe e livrea castano. La 612 mista di prima e terza classe e livrea castano Isabella. Si può salire sulla 612. Controller di tipo tranviario, eppure sono definite automotrici elettriche pesanti. E dalla scarsissima illuminazione aggiungo, visto che sto facendo riprese al limite. Sedili in legno per la terza classe, che venne abolita nel 1956. Un tocco di classe persino nei servizi. Sedili con un po' di velluto per la prima classe. Le due 100 porte a tre assi che erano all'autodromo di Monza con l'835047, la BDIY serie 67000 e la BIY ultima esistente della serie 34000.
Era l'ultimo esemplare di tigre con la bella livrea d'origine blu orientale e grigio perla. Costruzione Soffer Ansaldo, anno 1988. La fossa di uno dei due carri trasportatori. L'impianto ha tre distinti reparti. L'officina media, la rimessa TD per i diesel e la rimessa piccola TE per le loco elettriche, reostatiche o AGTO, cioè i tiristori degli inverter. La logistica dei pezzi di ricambio e delle preziose scorte è ben evidente da queste immagini. A seguire, carrozze del treno presidenziale. Del treno reale di fine anni 20, carrozze tipo 1921, a guerra finita, dal 1948 vennero recuperate e ricostruite 9 iniziali carrozze a formare il nuovo treno divenuto presidenziale e via via negli anni ingranditosi fino a una ventina e più di veicoli. S92 classificata carrozza a disposizione per treni storici. S36 per personalità al seguito, ma pure lei a disposizione. SD41 bagagliaio. SD51, altro bagagliaio, anno 1928. Poi tutte le vetture ristrutturate nel tempo. S83 è la carrozza del Presidente del Consiglio. Il buio a bordo da viaggio notturno scoraggia qualsiasi ripresa, ma così per dovere di cronaca. I materassi erano della S93, classificata carrozza del Presidente FS, ora a disposizione. Non è presidenziale, ma tanto simpatico il rimorchietto pilota per elettromotrici basato sul classico LN664 e le trapulelle 668. Questo è di una piccola serie da 31-46 ordinata nel 1960. L'officina media è una magnifica struttura di travi in cemento armato, tecnicismo di fine anni 20 secolo scorso. L'amico Simone che mi accompagna da ingegnere chiosa così. A me cadevano anche i castelli di sabbia sulla spiaggia. Causa sempre maldito Covid, il numero di partecipanti è ancora necessariamente limitato nel numero. La caldaia della 835-226, una OM, stabilimento di Napoli, anno 1911, numero di fabbrica 381. Era monumentata ad aroma, ora è oggetto di un lungo lavoro di recupero funzionale.
iniziato nel lontano 2006. Ora il Sancta Sanctorum dell'impianto, la grande piattaforma girevole da 25,5 metri di diametro e ponte da 160 tonnellate. Siamo nel più grande scalo di smistamento d'Italia, sul porto della stazione centrale di Milano, inaugurata nel 1931. Locotrattore Zephyr, strada rotaia a batterie, 40 celle, 80 volt, 625 ampere ora. La sede italiana della Zephyr è a Modena. Qui negli anni 90, per le manovre leggere, operavano ancora i 321 e 322. L'ultima delle articolate, Caimano Navetta, terza serie FS, passato nel 2013 dalla DTR alla Cargo, e resiste, vecchio e oneroso. Bella Tigre, ma con l'elettronica di potenza obsoleta e motore di trazione a collettore, agli sgoccioli. A Raggera 26 sono le rimesse circolari coperte. In ogni plastico che ho costruito, sempre ci ho inserito almeno una piattaforma girevole, a volte anche solo giracarri, ma sempre comunque autocostruita. Il ponte girevole in fermodellismo mi ha sempre affascinato. Una panoramica all'interno delle rimesse. Le nuove E494 sui binari dal 2019. Di automotori 214, solo nella serie 4000 costruite 319 unità tra il 1979 e l'86. Altri due magnifici Caimani, sempre della serie di 16 unità passate dalla divisione trasporto regionale alla Cargo nel 2013.
Linate è a 6-7 km, ma col Covid i voli ne stanno sempre risentendo. Sono ancora alla metà. Non solo treni scala 1-1, torno in officina media per i plastici, sempre preziosi ricambi attorno. Era il plastico sociale del Club Treni Brianza, frutto di 12 anni di lavoro e di costi, sfrattato dal locale incomodato d'uso del comune di Asso. Ok, pietoso no comment. Ora ha trovato nuova vita tra i soci dell'Associazione Rotabili Storici di Milano Smistamento. Inconfondibile plastico del celeberrimo viadotto elicoidale di Brusio, nella ferrovia del Bernina. Brusio è nella Canton Grigioni, Svizzera italiana. Come non ricordarlo il ponte elicoidale in pietra, conseguenze da videini che girai nel 1990 e nel 1997. Titoli originali e ingenui del lontano 16 giugno 1990, del viaggetto a scartamento metrico da Tirano a St. Moritz, tutto in cabina della ABE 4x4 53 Tirano da 1016 kW, già allora a GTO, costruzione SLM e ABB, anno 1990, a corrente continua 1000 volt. Breve audio originale. Viadotto elicoidale di Brusio, in pietra di cava, addossato ad una fascia di rocce detritiche. Il viadotto è a 9 archi di metri 10 di luce ciascuno ed il treno si infila sotto il quarto arco. Ora breve e telegrafico estratto dal videino di un giretto del 27 luglio 1997 con la ABE 4x4 52 Brusio, gemella della 53 Tirano presa nel 1990.
questo è un treno. Anche quelli italici sono treni, quando non guasti o cancellati, si intende. Ora, come farei a spiegare che tutti e due sono treni, magari a un alieno che improvvisamente arrivasse su questa terra? Mi riferisco alle tavolozze colorate tra nord. Mi faccio prendere la mano, estrapolo qualche immagine da un viaggetto dell'agosto 2005, il viadotto di Brusio visto en plein air, su vagoncini cabrio, pianali adattati a giardiniera, grandi retiche. Ecco un modo di viaggiare sulle retiche che per noi altri qui è proprio utopia. Ma io credo a Luigi, ovvero un progetto dell'ingegner Cantamessa. Pianali aperti per trasporto passeggeri sulla Palazzolo Paratico. A passo lento si intende. Scoperto di Brusio, in curva 360 gradi, sviluppa 1070 metri. Sì, lascio qualche nota originale a sottofondo. Elettromotrici ABE 4x4 numeri 34 e 30, entrate in servizio nel 1908, costruite da Sieg e Alion. E oggi è un normale giorno infrasettimanale, senza eventi particolari. Coraggiosa compagnia, eh sì, l'aria si fa via via più frizzante, il caro amico Emilio Palaz, artista e pittore figurativo, ritratti, nudi femminili, ma anche treni. Queste alcune sue opere nella mia quadreria. Purtroppo per le foto, i dipinti li ho protetti con vetri. Sul suo terrazzo al quarto piano in centro a Milano, Emilio ha realizzato un grande plastico, il Val Cristina, materiale LGB. Dalle prese a Sant'Antonio, la ferrovia impegna la sede stradale, come una tranvia, fra hotels e ristoranti. Le prese è un tranquillo e signorile luogo di villeggiatura.
e sono solo brevi sequenze desunte dal lungo videino e le note originali a sottofondo ne risultano così un po' slegate. Ora la piccola galleria di Cavagliasco, sull'omonima gola, fu un lavoro difficile al tempo della costruzione. Venne attraversato un ghiaione impregnato d'acqua e l'intero pendio cominciò a smontare. Su una lunghezza di 600 metri furono scavate gallerie, rette viadotti, gettati ponti, spianate rocce, colmati avvallamenti. Ferrovia del Bernina, 61 km di ingegneria ferroviaria, fu costruita tra il 1906 e il 10, a scartamento metrico. È la più alta ferrovia ad aderenza naturale delle Alpi, raggiunge pendenze del 70 per 1000. Inizialmente aperta solo nei mesi estivi, dall'inverno 1913-14 aperta tutto l'anno. Torniamo a Brusio in scala 1.87. Come sempre il tempo è un gran tiranno. Ora un'occhiata veloce alla parte esterna opposta alla rotonda e che è un cimitero di vecchie glorie. Va detto che nel 2009 a Milano Smistamento venne impiantato un cantiere per la demolizione di locomotive radiate. File di E636, 646, 645, file di E626. Sarà interessante, spiccheranno anche rotabili nuovi di pacca in sosta. Erano trifasi moderne da manovra le D-145 quando arrivarono sui binari nel 1982. Questo è un Vadoni del 1977, anche per i 245 dalle belle biellone dal sapore antico. È iniziata da tempo la fine. Gli tiene compagnia il 2163 dalla prestigiosa targa Breda, Greco, Isotta, Fraschini. Tra tanta malinconia, il nuovo, accanto al secondo ponte trasbordatore. Loco per servizi di manovra pesanti e per treni merci, da 1800 kW e fino a 120 all'ora. Altro 2.45, altro 145. Mi dicono che tutte le D18 arrivano già equipaggiate con SSC, SCMT e RTMS. Questo è ancora attivo. Idem questa D146, costruzione Firema, ancora moderna diesel a trasmissione idraulica per manovre pesanti e treni merci. Le 245 classificate senza la D perché le loco fino a 450 cavalli di potenza potevano essere affidate anche a personale dei servizi o di stazione, purché in possesso di abilitazione. Questa è la Milano-Venezia, ma è tempo che vada a recuperare la CH4, la carriola a metano e via a casa.